non basta solo ascoltare. Gesù, guardando gli apostoli e i discepoli, dice loro che non basta solo l'ascolto della parola, ma sono beati coloro che mettono in pratica quanto hanno ascoltato. Dal Vangelo secondo Luca. Andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Questo brano chiude il discorso sull'ascolto e sul portare frutto. I fratelli e sua madre pensano ad un diritto di sangue. Si sottolinea che sono fuori, non fanno parte dei discepoli. Non si possono reclamare privilegi. E questa forse traccia dei cristiani di origine giudaica. Ma Gesù non fa preferenze. Come far parte di questa folla dei discepoli? Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Saremo noi fratelli di Gesù se sapremo mettere in pratica la sua parola. Il Vangelo sta alla musica come lo spartito per il musicista. Quale parola di Gesù sono oggi chiamato a mettere in pratica? Come mi colloco all'interno del gruppo dei discepoli? Su cosa tengo le distanze?